A 20 anni dall'Oscar vinto con Braveheart, Mel Gibson torna in grande stile con La battaglia di Hacksaw Ridge. Per il film ben 6 nomination agli Oscar, tra cui quella a Gibson come miglior regista e a Andrew Garfield come miglior attore protagonista. In molti hanno parlato di ritorno del figlio al prodigo all'Academy dopo i fatti del 2011 che avevano messo Gibson decisamente in cattiva luce. Il regista e attore, infatti, in seguito alla denuncia della compagna Oksana Grigorieva, musicista russa, ha patteggiato con il tribunale di Los Angeles 36 mesi di libertà vigilata, un programma di riabilitazione psichica e $600 di multa. La musicista russa, con cui Gibson ha una figlia, lo ha accusato di maltrattamenti e minacce di morte. Lui si è sempre dichiarato innocente, ma ha comunque perso l'affidamento della figlia ed è stato licenziato dall'agenzia che lo seguiva. Nel 2014 Mel Gibson è di nuovo nell'occhio del ciclone, accusato di aver rivolto insulti antisemiti ad un poliziotto. L'attore si è poi rivolto ad una comunità per riabilitarsi dall'alcol. Oggi Mel Gibson sembra un uomo nuovo. A 61 anni è papà per la nona volta grazie alla compagna 26enne Rosalind Ross e il suo ultimo film da regista è stato accolto da ottime recensioni. La battaglia di Hacksaw Ridge racconta la storia vera di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza a ricevere la medaglia d'onore. Doss, interpretato da Andrew Garfield, forte della sua fede negli avventisti del settimo giorno, salvò ben 75 soldati durante la seconda guerra mondiale senza toccare mai un'arma. Una storia intensa e commovente che non mancherà di toccare anime e coscienze. Già alla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato presentato, ha impressionato positivamente il pubblico. Il film sarà in sala dal 2 febbraio, nel cast anche Sam Worthington, Teresa Palmer, Luke Bracey e Hugo Weaving.